Eccoci qua, siamo ritornate. Non facciamoci investire. Siamo ritornate di nuovo a fare un giro. Abbiamo già fatto un altro acquisto. Siamo un po' più riposate. Sì, vabbè, siamo andate in parafarmacia. Io ho preso la crema a mani di Aven. Sì, dal PharmaShop sì. È tutto scontato al 30% fino al 28 di novembre. Sì, e tu cos'è che hai preso? La crema CeraVe e la fila interdentale. Vabbè. Adesso andiamo a fare un giro, voglio andare a vedere da Stradivarius e poi... Passiamo da Sephora, anche lei... un bel mascara. Sì, anche, è vero, il mascara. Vediamo se trovo qualcosa. Allora, io ho comprato da Stradivarius un maglione e lei è andata da Sephora. Io ho preso il Lip Volumizer di Too Faced. Che era scontato al 20 o al 30? No, di solito costa 32,90, l'ho pagato 29 euro. Ah, ok. Con la tessera, solo lo sconto solo con la tessera. Adesso vado alla ricerca del mascara perduto. Non so quale prendere, troverò qualcosa che mi ispiri. Antico mascara salvo, esatto. O forse no. Eccoci qua. Siamo andate anche da Natura Sì a comprare quattro cose. Io ho preso le gallette da Natura Sì, che è un'ottima catena. Ottima, veramente. Hanno le tisane che fanno fare dei sogni strani. Vedremo che sogni farà Eleonora stanotte. Guarda, ne ho già fatto uno senza tisana, mi immagino con la tisana. Io faccio dei sogni strani ogni volta che prendo le tisane di Natura Sì. Sì, infatti dico, cosa ha bevuto? Che intrugli ci metteranno dentro, non si sa. Vedremo. Però magari fanno bene, quello è sicuro. Li fai anche senza tisana. Sì, appunto, esatto, non c'ho bisogno della tisana. Siamo davanti al negozio di Clio, che alla fine ho preso il mascara qua, alla fine. Guardate che bella l'insegna. Sì. Eccola. Ha preso il mitico, abbiamo trovato il mitico mascara. Ho detto, vabbè. Mostralo, Sì, certo, poi faccio video haul, facciamo vedere tutto. Era lo scovolino, Lo fai, me lo mandi, lo carico. Era lo scovolino. Sì. Lo scovolino. Hai esaudito le tue richieste impossibili di uno scovolino. Bene, grazie Clio. Grazie, come sempre. Come sempre. Vabbè, e niente, adesso vado a fare ancora. Andiamo in parafarmacia. Spendere molto di più, ma c'è una vocina interiore che ci sta dicendo basta, solo cose strettamente necessarie. Vabbè, non ci sarebbe tanto da dire su questo. Vabbè, mi nascondo sotto la mascherina che è meglio. Vabbè, facciamo l'ultimo giro, poi torniamo a casa, direi, basta. A meditare. Con le nostre mani bucate. Separiamo qua. Dolorosamente, tanto ci sentiamo dopo di messa. Naturalmente. Va bene. 24 ore su 24 il sentirsi. Sì, se poi c'è qualcos'altro che troviamo, lo diremo sui social. Va bene, questo è stato il nostro shopping di oggi. Direi che possiamo concluderla. Poi arriverà Natale. Sì, magari poi venerdì caschiamo di nuovo da qualcosa. Tu la terra di Mac. Vai un po' a vedere cosa fanno. E io il siero di Vichy, forse. Hai già una pelle di porcellana. Non ti serve il siero di Vichy. Ciao. Eccomi qua guys, adesso vi faccio il video haul sia degli acquisti che ho fatto con Martina prima e dopo questi giorni di sconto e poi anche qualche acquisto che ho fatto io normalmente, quindi senza la giornata del Black Friday. Allora, come sapete dalle stories, se mi seguite su Instagram, siamo andate nel negozio di Clio. Il negozio di Clio appena aperto a Torino, aperto se non erro l'11 novembre. Infatti io e lei ci siamo subito informate e cercate di capire dove era la location già qualche giorno prima. Infatti nelle stories mi aveva risposto addirittura sia Claudio che poi dopo Clio, quindi ero lì così col telefono in mano, ho detto no, Dio, mi hanno risposto, ero contentissima. Comunque siamo andate appunto l'11 novembre, ci siamo messe lì in coda subito prestissimo, siamo entrate quasi subito abbastanza, abbiamo fatto all'incirca un'oretta e mezza di coda più o meno e siamo entrate, ovviamente ci siamo portate a casa qualcosa. Io mi sono presa il fondotinta nella colorazione 2, quindi il numero 2 perché è abbastanza chiaro, perché io come vedete adesso sono struccata, quindi sono abbastanza chiara e l'ho messo solamente una volta solo e già mi piace, però ovviamente continuerò a utilizzarlo, quindi lo proverò più spesso, così vi posso dire precisamente com'è, però già da quando l'ho messo su ho iniziato a capire che era veramente top, cioè è ottimo. E poi ho preso il correttore sempre della stessa tonalità, se non erro, della 02, anche questa l'ho già utilizzato, anche questo sempre una volta sola,
Martina anche l'ha utilizzato prima di me, quindi è già da un po' che lo sta mettendo e ha detto che ha una resistenza, una durata pazzesca, non si scioglie, non va nelle pieghe, eccetera, quindi e copre benissimo, quindi è ottimo. Infatti io mettendola una volta solo non vi posso dire, però avevo già notato comunque alla prima applicazione la differenza, quindi acquistone. Poi, durante invece gli altri acquisti, quindi come avete visto nel video introduttivo del Black Friday, di questa giornata di sconti, siamo andati a comprarci qualcosa. Allora, io ho preso, innanzitutto, siamo andati in parafarmacia e ho preso la crema mani di Avène, che se non erro era scontata o al 20 o al 30%, quindi l'ho pagata sui 5 euro. Questa qua è una crema stupenda e meravigliosa. E la stavo quasi finendo, quindi me ne sono subito accaparrata una perché ho approfittato dello sconto perché non è facile trovarle scontate queste cose. E in più, come avete visto dalle stories su Instagram, Martina era andata alla ricerca di questa bellissima crema di Avène, quella corpo, perché gliel'avevo fatta conoscere io qualche mese fa, per quando ero andata a Nizza, perché ero andata a Nizza e parlando con mia zia, lei mi aveva parlato benissimo di questa crema, la stava acquistando anche lei e quindi mi ha detto: guarda, acquistala, provala perché è veramente top, no? È assurda, non la cambierei con nessuna. Allora l'ho acquistata, l'ho provata e faccio a Marti: guarda, devi provarla perché è veramente ottima, cioè nel senso è unica, ti lascia la pelle morbidissima, non unge, cioè è proprio veramente buona. Solamente che ha un costo molto alto, costa sui 23 euro. In parafarmacia non è sempre facile trovarla a un buon prezzo. Io ovviamente a Nizza l'ho pagata sui 15 euro, quindi direi che è un ottimo prezzo, no? Allora l'altro giorno è stato bellissimo perché appunto non trovandola sempre scontata in parafarmacia uno dice: appena la trovo scontata me l'accaparro. Ed è stato bellissimo perché Marti ha trovato il cofanetto con questa crema qua. E questo qua, che penso sia l'equivalente, sia, non so se riuscite a vedere, sia la crema, il gel doccia, ecco, era in un cofanetto, ovviamente natalizio, insieme a questa, e se non erro, mi sembra che l'abbia pagata sui 13 euro. Quindi se ne è subito accaparrate una per me e altre per lei, no? E poi oltretutto, se non erro, penso che anche questa qua la trovate singola più o meno su questo prezzo. Quindi se volete provarla, andate e compratela perché io vi giuro, da quando metto questa non compro più nessun'altra crema corpo perché è la migliore che secondo me c'è. E poi oltretutto per 250 ml di prodotto che c'è è piena fino all'orlo, quindi vi dura anche tantissimo. È scontata al 20 o al 30, anche di più. Andate e prendetela perché se la trovate dai, diciamo, dai 17 euro ai 13-14 euro, prendetela perché veramente ne vale la pena, perché poi dopo non la trovate più tanto così scontata. E poi siamo andate io e lei da Kiehl's e da Kiehl's io ho preso questo qua, che è la crema contorno occhi, è fatta così dentro perché è fatta con l'avocado. La sto già provando da diversi giorni e effettivamente è validissima. Almeno per quanto mi riguarda, riguarda la mia pelle, eccetera, però ne ho sentito molto parlare bene, anche Marti me l'ha consigliata, infatti sono andata con lei, che doveva anche lei acquistare altri prodotti, e quindi mi ha detto, me l'ha consigliata, mi ha detto: guarda, ho sentito che ne parlano benissimo, infatti anch'io avevo ricevuto recensioni molto positive, e quindi ho detto: vabbè, dai, prendo però la mini size, così la provo, giusto per vedere se va bene per me. Mi sto trovando da Dio. Questa qua era scontata del 30, l'ho pagata 21 euro. Quindi anche qui da Kiehl's stanno facendo degli ottimi saldi sul 20, sul 30, con un tot di acquisto, eccetera. E poi penso che regalino anche, facciano anche degli omaggi con una certa soglia di acquisto. Ecco, comunque andate sul sito e trovate tutte le informazioni. E ho preso questa qua top, quindi se la volete prendere sia mini size che in full size c'è lo sconto. Meravigliosa. Poi, vabbè, sono andata da Natura, sì, questo ve lo dico, ma non è granché, ho comprato una tisana e vabbè, le gallette di riso. Dettagli. Poi sono ritornata da Clio perché, come avete visto prima, stavo cercando disperatamente un mascara. Io ne avevo visti diversi anche di marche un po' più alte e un po' più, con prezzi un pochettino più sostenuti. Stavo puntando su uno tipo di quello lì di Benefit, però lo scovolino non è che mi piaccia tanto. Io sono
grande appassionata del brand Benefit, quindi vado a fare anche le sopracciglia al Bro Bar, quindi ho sempre acquistato un sacco di prodotti, io ho anche tutto il kit per le sopracciglia. Però non mi piaceva tanto lo scovolino. C'era quello di Tarte che mi piaceva moltissimo e so che ne parlavano bene. Quello fatto carinissimo che appunto sembra fatto come una borsetta, no? Tutto pinzato intorno sul viola, molto carino. Mi piaceva un sacco. E oltretutto da Sephora c'era anche lo sconto con la tessera del 20-25%, quindi oltretutto sarebbe stato anche scontato del 20%. E quindi non era neanche cioè un cattivo prezzo, ecco, era buono, però ho detto ma ci penso un attimo, eccetera, eccetera. Poi siamo di nuovo passate di fronte al negozio di Clio, era vuoto, allora ho detto sai che c'è, faccio che prendere il mascara di Clio, così lo provo e vediamo un po' com'è. Non l'ho ancora utilizzato, quindi lo utilizzerò e vi dirò com'è. Poi sono andata da Stradivarius e da Stradivarius ho preso. Questo ve l'avevo già fatto vedere nello shorts precedente e anche su TikTok, se non erro. Ho preso questo pantalone qua. Il prezzo non me lo ricordo, quant'era? 20 euro, un po' di più. Comunque, se andate sia su TikTok che qua negli shorts trovate il prezzo, perché lo dico. Solamente che era un po' lungo e quindi me lo sono fatto accorciare. Mi sono fatta riprendere dalla sarta lo spacco che era la particolarità di questo pantalone. Fatto così. Lungo, lungo, lungo fino in fondo, che si allarga un pochino verso il fondo, quindi tende ad allargarsi e poi lo spacco e poi ha i bottoni fatti così, si chiude così. Bellissimo. Questo però l'ho preso prima dei saldi, l'avevo preso la scorsa volta quando ero andata ad Arese. Mentre invece questo l'ho preso appunto prima nel video, nelle clip precedenti, vedete questo qua. Bellissimo, questo qua l'ho pagato, preso, tra l'altro c'era l'XS, ma c'era solamente o marrone chiaro, e c'era anche così se non ero, marrone, marrone chiaro e così, erano i tre colori, non so se c'era anche nera, forse, vabbè, non mi ricordo, però ovviamente la fortuna, perché la mia fortuna deve esserci sempre, l'XS non c'era e quindi ho preso la S, che effettivamente io l'ho provata senza nulla sotto, veste un po' over già di suo, però mi pareva un po' troppo grossa, ma anche Marti mi ha detto, ma no, figurati, ti va benissimo, perché tanto comunque, essendo anche un po' abbondante qua di seno, c'era il rischio che poi fosse troppo corta, forse qua l'XS, però normalmente, come ben sapete, da XS a S c'è poco di margine, quindi di solito non ce n'è tantissimo, però comunque la volevo lo stesso, la volevo di questo colore e l'unica XS che non c'era, ovviamente, era di questo colore. Quindi l'ho presa lo stesso, anche se era una S, anche se è un po' grande, non importa, pazienza. Comunque, veste over. Questa l'ho pagata, 19,99. Questo dovrebbe essere tutto quello che ho preso questi giorni di presaldi. Mi sono un po' trattenuta, ho avuto un budget limitato perché appunto stiamo facendo dei lavori in casa, quindi stiamo molto spendendo più in questi lavori, quindi ho detto vabbè, mi trattengo un po'. Poi vabbè, nei prossimi giorni se farò oltre acquisti vi farò vedere o qua su YouTube oppure su TikTok o negli shorts. Adesso vediamo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato di aiuto per andare a fare qualche piccolo danno in giro con gli sconti, eccetera. E niente, se vi è piaciuto mettete un bel like e mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!